Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Anche questa sera, fratelli e sorelle, siamo qui davanti a Padre Pio, ma alla presenza del Signore, perché vogliamo anche oggi invocare l'intercessione di Padre Pio, perché il Signore riempia il nostro cuore di bene. Vogliamo vivere questa sera la riflessione sull'umiltà del cuore. È importante e indispensabile per la nostra vita di essere nella semplicità e nel riconoscere che tutto il bene ci viene da Dio, nel riconoscere che è il Signore la forza che ci guida in questo nostro cammino terreno, ed è indispensabile che riusciamo ad aprire il nostro cuore, a renderlo libero da tante convinzioni, anche da tanti pensieri che possiamo avere, che possiamo realizzare il bene noi, perché il Signore possa prima di tutto manifestarci la sua volontà, il progetto che Lui ha su ognuno di noi. Gesù nel Vangelo ce lo ha ricordato in un modo molto chiaro, proprio lodando il Padre, tirando lode, Padre, perché hai nascosto queste cose ai superbi e le hai rivelate ai piccoli. E Padre Pio, ecco, in quello che ascolteremo della sua parola, delle sue lettere, ci ricorda che dobbiamo seguire veramente l'umiltà della Vergine Santa, proprio quella disponibilità che Maria aveva di accogliere la parola di Dio, perché lei si è ritenuta serva del Signore. Lei ha riconosciuto, e con l'inno di lode al Signore, che tutto gli è venuto da Dio. Ha guardato l'umiltà della sua serva. E allora, imitando l'esempio di Padre Pio, affidandoci a Lui per seguire con Lui, come Lui ha seguito l'esempio della Vergine Santa, vogliamo invocare l'aiuto del Signore, perché anche noi oggi, in questo nostro mondo, cerchiamo di vivere nella semplicità, nell'umiltà, non ricercando i primi posti, come ci ricorda Gesù, ma essere convinti che tutto è grazia e che tutto ci viene donato da Dio se il nostro cuore, la nostra mente e la nostra anima è libera dall'egoismo, dalla superbia e dalla vanità. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse: quando sei invitato a nozze di qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci sia un altro invitato più degno di te, e colui che ha invitato te e lui venga a dirti: cedigli il posto. Allora dovrai con vergogna occupare l'ultimo posto. Invece, quando sei invitato, va a metterti all'ultimo posto, perché quando viene colui che ti ha invitato ti dica: amico, vieni più avanti. Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali, perché chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia
sarà esaltato. Parola del Signore. Da una lettera di Padre Pio ad Anita Rodote. Quando più le grazie e i favori di Gesù crescono nell'anima vostra, tanto maggiormente dovete umiliarvi, tenendo sempre voi l'umiltà della nostra celeste Madre, la quale nell'istante che diviene Madre di Dio si dichiara serva ed ancella del medesimo Dio. Nelle cose prospe ed avverse che vi avvengono, umiliatevi sempre sotto la potente mano di Dio, accettando con umiltà e pazienza non solo quelle cose che vanno a secondo del vostro gusto, ma ancora accettando con umiltà e pazienza le tribolazioni tutti che Egli vi manda, per sempre maggiormente rendervi a Lui più accettata e sempre più degna per la patria celeste. Glorioso San Pio, insegna anche a noi, ti preghiamo, l'umiltà del cuore per essere annoverati tra i piccoli del Vangelo. Preghiamo. O Dio onnipotente ed eterno, con grazia singolare hai concesso al sacerdote San Pio di partecipare alla croce del tuo Figlio e per mezzo del suo ministero hai rinnovato le meraviglie della tua misericordia. Concedi a noi, per sua intercessione, che uniti costantemente alla passione di Cristo Gesù, possiamo giungere felicemente alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio,
che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. San Pio da Pietrelcina, prega per noi. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Il Signore vi benedica e vi protegga. Amen. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Amen. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio.